Ben ritrovati amici di TV qui alla magia della creatività. Io sono Emanuela Tognoni e mi trovo al Necky Shop di Modena che ci ospita per questa serie di appuntamenti dedicati alla creatività. Anche oggi tutti i prodotti che utilizzeremo per realizzare appunto il nostro tutorial saranno messi a disposizione del Necky Shop di Modena di via Ricci 46, dove potete venire tranquillamente a provare tutti i nostri prodotti. Allora, oggi ci siamo, ormai il 2019 sta volgendo al termine, per cui oggi ci dedicheremo alla giornata più speciale forse dell'anno, che è l'ultimo dell'anno. Per questo tutorial ho invitato oggi una un'esperta di sartoria, si chiama Cristiana Pavirani e ci raggiungerà oggi per spiegarci come fare per realizzare questo particolare capo d'abbigliamento. Benvenuta Cristiana, benvenuta, grazie di essere qui. Oggi vedremo con lei appunto come realizzare questo capo, ma prima voglio farle un pochino di domande per vedere com'è nata la sua passione per la creatività. Ciao Emanuele, grazie mille per avermi invitata. Sei benvenutissima qui al Necky Shop. Grazie. Ascolta Cristiana, io ti voglio chiedere innanzitutto se puoi dire ai nostri amici di che cosa ti occupi. Ok, io sono stilista, modellista e attualmente ho un piccolo atelier in provincia di Modena dove praticamente realizzo tutto quello che mi passa per la testa. Tipo? Tra cui, tipo abbigliamento su misura, faccio anche piccole riparazioni, ma soprattutto creo capi che magari sono particolari. Che magari non si trovano esattamente, nei negozi, quindi esattamente. Uno viene da te a chiedere qualcosa di speciale. Sì. Accessori, di tutto un po'. Quindi anche accessori in moda, bene. Infatti la Cristiana è la nostra esperta anche qui al Necky Shop per i corsi di sartoria. Quindi vi invitiamo anche a venire in negozio se volete imparare a cucire, perché sarà proprio lei ad insegnarvi tutto quello che riguarda il cucito sartoriale. Ma dimmi, ma com'è nata la tua passione per il cucito? Bella domanda. Ho iniziato facendo i vestitini per le bambole, classico. Poi, come vedi, non sono longilinea e quindi verso i 10-12 anni mi trovavo a essere un po' sovrappeso ed ero costretta a comprare abbigliamento per adulto e quindi la cosa non mi dava soddisfazione. Non ti piaceva, no, immagino. No. E da lì è nata l'esigenza di crearmi vestiti. Bello. E quindi, ma quanti anni avevi quindi? 10-12. La prima gonna in realtà l'ho realizzata a 8 anni insieme a mia zia. Però successivamente ho cominciato a cucire con una piccola macchina Necky portatile, tra l'altro, che ho ancora. E niente, ho cominciato a fare i vestiti e poi ho voluto assolutamente andare a fare la scuola di moda. Bene, e quindi bene, sono adesso qui. Sei qui, sì. E adesso sei qui a insegnarci come realizzare un capo particolare per l'ultimo dell'anno. Esatto. Che cosa hai pensato da proporre ai nostri amici? Io ho pensato a questo capo in particolare, che è un accessorio comodissimo, cioè è un capo d'abbigliamento ma anche un accessorio. Quindi un complemento. Un coprispalle, perché quando si va a ballare magari si esce un attimo a prendere una boccata d'aria. Esatto, io sono sempre freddolosa, quindi nelle serate un po' festaiole ti metti un abitino un po' leggerino. Esatto. E poi muori dal freddo. Beh. E quindi allora vediamo subito l'occorrente per realizzare questo coprispalle dell'ultimo dell'anno. Un pezzo di jersey di lana di 140x40 cm, un elastico di 70 cm e delle frange lunghe 1,50 m. Allora Cristiana, da dove cominciamo? La prima cosa da fare è prendere una misura. Quindi con 1 metro da sarta, esatto. Da dove a dove? Dal tuo punto del sottoascella, passando dietro al collo all'altro punto del sottoascella. Ok, allora così? Esattamente. Benissimo, andiamo a vedere. Io ho per esempio 64. Bene. Quindi come procediamo? Allora, in questo caso abbiamo la nostra striscia di jersey e praticamente dobbiamo chiudere su se stessa la striscia. Quindi la mettiamo in doppio. Esattamente. E poi la mettiamo in doppio nell'altro senso. Di nuovo piegata a metà. In questo modo noi troviamo la nostra metà. Che è, diciamo, centro. Qui.
Esatto. Dove lo segno? Di qua o di qua dove c'è l'apertura? Non ha importanza, perché da questo momento noi segniamo la nostra misura, esatto, la nostra misura a metà la dobbiamo riportare su. Allora, io avevo 64, quindi la metà è 32, diciamo, lo segno qui 32. Sì. Lo metto qui e fermo con uno spillo qui per far vedere dov'è. Quindi il doppio diventa il mio 64. Esattamente. In questo punto dovremo fare 4 su tutti i lati, 4 tacchettine con la forbice. Quindi vado a tagliare e realizzo, qua l'avevi già realizzato, esatto, in precedenza per, esatto, farcelo vedere, dei tagliettini così. Esatto. Ok, in non modo più lunghi di un centimetro. Ok, un centimetrino, andiamo a tagliare, a fare delle incisioni su tutti e 4 gli strati del tessuto. Esatto. Giusto? Quindi sì, questo è il riferimento per il lavoro che, sì, dobbiamo fare adesso. Sì. Allora, vediamo che lavoro dobbiamo fare adesso. Ok, a questo punto bisogna togliere gli spilli che abbiamo messo, aprire la nostra striscia, ok, in uno dei due lati, si può scegliere qualsiasi lato perché non ha importanza, dalla parte del rovescio del tessuto noi andremo ad applicare, partendo dal nostro tagliettino, ok, uno è qua, lo vedo, esatto, a taglie cuci. Noi partiremo da questo punto e andremo ad attaccare questo elastico tenendolo leggermente sostenuto mentre lo applichiamo. Così si può arricciare, esatto, un po' il tessuto. Fino all'altra tacchettina. Quindi ho visto che tu parti non proprio dal punto, ma no, lasciando un po' di elastico. Sì, ok, esatto, lasceremo quindi un pochino di elastico e partiamo dall'incisione che abbiamo fatto andando a cucire alla taglia e cuci, tirando un pochino elastico per arricciare un po' il tessuto. Adesso ci mettiamo io e Cristiana comode alla taglia e cuci e vi facciamo vedere come fare. Allora, si parte in questo modo. Bisogna infilare la macchina del colore che ci serve. Poi mettiamo il lavoro sotto al piedino in questo modo. Abbassiamo il piedino e poi partiamo a cucire senza tagliare l'elastico, rifilando via solo ed esclusivamente 3 mm da questo lato. E mentre andiamo avanti cerchiamo di tenere leggermente sostenuto l'elastico in questo modo. Io sto tirando leggermente. Guardate che bello che viene l'elastico attaccato con la taglia e cuci che mantiene l'elasticità del tessuto e dell'elastico. Ecco, noi qui dobbiamo uscire con l'elastico proprio dove abbiamo fatto l'altra tacchettina, quindi usciremo così. Ecco fatto, tiriamo sul piedino e questo è il nostro lavoro. Quindi adesso che abbiamo cucito il nostro elastico in un lato, naturalmente da tacca a tacca, cosa dobbiamo fare, Cristiana? A questo punto questo elastico deve essere ribattuto e lo andremo a fare con una zigzag molto elastica. Faremo in modo di fare un punto molto elastico. Allora adesso ci servirà la macchina per cucire, esatto, vero? Esatto, esatto. Sì. Perché questa è una lavorazione che si fa con la macchina per cucire. Io lo dico sempre, la macchina per cucire fa dei lavori, la taglia e cuci fa altri lavori, quindi non si può averne una sola, bisogna averne tutte e due per fare perfettamente un lavoro che riesca bene e abbia questo gusto professionale. Allora adesso ci mettiamo alla nostra macchina per cucire con un bel punto zigzag e andiamo a ribattere l'elastico che abbiamo cucito a taglia e cuci. Ok, a questo punto dobbiamo ribattere e si gira l'elastico su se stesso, si posiziona sotto al piedino, si va a selezionare il punto zigzag, useremo una lunghezza punto di 3
e una larghezza di zigzag di 5. E andremo a ribattere in questo modo. La cucitura è perfettamente elastica. Ecco, a questo punto usciremo in questo modo. Voilà. Benissimo, allora il risultato finale con il nostro zigzag ribattuto è questo, che lascia e fa mantenere l'elasticità al tessuto. Allora adesso quello che dobbiamo fare è la parte secondo me più divertente, che è quella di applicare le frange, vero Cristiana? Sì, esattamente. Come facciamo? Prendiamo la nostra frangia, la posizioniamo lasciando un mezzo centimetro di tessuto in questo modo. Faccio vedere qui, ecco, lasciamo appunto un mezzo centimetro e poi come la attacchiamo, con che punto? Un punto allineare molto lungo. Quindi un punto dritto? Sì, deve essere un'imbastitura. Lungo, una specie, esatto, di imbastitura che ci serve a mantenerla in posizione e mentre cuciamo bisogna tenere sostenuto il tessuto. Quindi tiriamo un pochino il tessuto, esatto, di sotto in modo che la frangia diventerà poi un po' più morbida. Morbida e ondulata, anche perché ci serve nel movimento quando andiamo a indossare questo bellissimo coprispalle. Ve lo faccio rivedere per farvi capire dove verrà posizionata la frangia. Quindi verrà messa sotto alle maniche per dare questo bellissimo effetto. Allora, questo si fa di nuovo con la macchina per cucire con un punto dritto. Eccole qui le nostre frange attaccate con un punto dritto lungo che serve come un'imbastitura, perché adesso poi si andrà a cucire il tutto e a rifinire il tutto con l'ultimo passaggio con la taglia e cuci. Quindi Cristiana, adesso cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo ripiegare su se stesso il nostro coprispalle, sempre dritto contro dritto, certo, e dobbiamo andare a posizionare questo lato sul lato con le frange e dobbiamo andare a fissarlo in questo modo. Quindi mettiamo qualche spilletto per aiutarci così a mantenere, ma soprattutto allineare, esatto, il punto dove eravamo partiti. Quindi con queste tacche che abbiamo preso all'inizio della vostra misura da ascella a ascella servono appunto per lasciare aperta quella parte che poi ci infileremo dietro nella schiena. Sì. E qua si crea la chiusura per infilare le braccia. Quindi avete visto, da un rettangolo praticamente abbiamo creato un coprispalle. Quindi basta doppiare il rettangolo, lasciare un buco al centro e infilarci le braccia. Noi poi l'abbiamo impreziosito con le frange, perché Cristiana poi è una maestra di tutte queste chicche che va a montare sui propri capi. Allora, quindi si procede, mi hai detto che però c'è una cosina da tenere presente quando si cuce, sì, che riguarda il punto dove c'è l'elastico, sì, giusto? Esatto, noi per tutta la lunghezza dovremo rifilare via il tessuto in eccedenza rispetto alle frange, facendo in modo che la cucitura comprenda esattamente il bordino dell'inizio della frangia. Esatto, diciamo. Quindi bisogna cucire sul bordino, perché queste frange che trovate in commercio hanno un bordo più rigido. Qui tra l'altro vedete che le frange sono tutte unite. Solo alla fine si toglierà l'anima, diciamo, di nylon che le tiene unite, ma questo bordino in questa cucitura dovrà essere completamente cucito, altrimenti ce lo troviamo che sbuca fuori dalla nostra cucitura del braccio. Quindi adesso torniamo alla taglia e cuci per l'ultimo passaggio. Bene, adesso abbiamo la manica che è chiusa, partiamo a cucire da questo punto, mettiamo sotto il piedino il nostro lavoro e cominciamo a cucire. Dovremo rifilare via un po' di margine oltre le frange e fare in modo che la cucitura sia qui compresa.
quando siamo in prossimità della nostra tacca, andando avanti, dovremo fare in modo di tenere leggermente girato in questo modo il nostro lavoro, in maniera tale da poter tagliare via l'eccedenza di elastico e proseguire con la nostra taglia e cuci, eliminando completamente la tacca. Ed eccolo qui il fantastico coprispalle terminato. Vi faccio vedere che bello che è l'effetto delle frange anche sul retro, quindi anche se uno ha un bel abito con la schiena magari scoperta, sta molto bene. Quindi quando abbiamo terminato di cucire le maniche, alla fine rimane, vero Cristiana, l'ultimo passaggio? Sì, bisogna fare una piccola taglia e cuci di rifinitura sul bordo, così esatto. Anche per rifinire l'inizio delle frange. E quindi potete fare un piccolo orlino roulé, per esempio. Beh, che dire, io lo trovo veramente velocissimo, pratico, caldo, esatto. Per queste serate un po' freddine e soprattutto un'idea super originale dalla nostra esperta di sartoria, Cristiana Pavirani, che io ringrazio per essere stata grazie con noi. Grazie a te, Manuela. Però voi non andate via, perché sapete che il nostro appuntamento non è finito, perché arriva adesso un'altra lezione della Scuola di Cucito. Eccoci giunti alla terza puntata della Scuola di Cucito. Oggi vediamo come fare le cuciture curve. La volta scorsa abbiamo visto come si faceva ad andare dritti, oggi vediamo come si fa a fare le curve. Allora, vediamo come fare le cuciture curve. Vedete, io qui ho disegnato un cuore, ho fatto una scritta. Insomma, per fare le cuciture curve, comunque vi consiglio, se siete principianti, di utilizzare una macchina elettronica, possibilmente magari con un piano d'appoggio che vi permette appunto di lavorare e di fare questo tipo di lavorazioni. Di solito le cuciture curve si devono fare quando si attacca un'applicazione, per esempio, oppure si vuole andare a fare una scritta, altrimenti, come sappiamo, si fanno le cuciture dritte lungo ai bordi. Allora, e impostiamo la macchina con il nostro punto dritto. Il punto dritto ci farà appunto dei punti uno dietro l'altro. Come lunghezza del punto dobbiamo sempre andare a vedere quanto è grande e larga la nostra curva. Se è una curva stretta, come in questo caso, devo fare i punti molto ravvicinati. Se è una curva larga, come in questo caso, posso mantenere anche la lunghezza standard o addirittura allungare il punto. Quando si deve fare una linea curva è sempre meglio partire dalla parte più dritta che abbiamo nel disegno. Quindi qui, per esempio, non partite mai da un angolino o appunto da una curva molto accentuata. Con il volantino e la mano destra abbassiamo l'ago fino ad andare a prendere il nostro disegno. Il disegno l'abbiamo fatto con una penna cancellabile che, dopo che avremo finito di cucire, si cancellerà con il calore. Una volta che abbiamo infilato l'ago sul tratto, sul disegno che abbiamo fatto, abbassiamo il nostro piedino. Vedete che il piedino ha sempre un taglio al centro che vi dà la direzione proprio del mezzo, di dove arriva l'ago. Noi dovremo fare in modo che il nostro disegno passi attraverso questo taglio se vogliamo essere sicuri di fare un buon lavoro. Adesso questa macchina mi dà la possibilità di rallentare la velocità del mio pedale, quindi se io anche spingo a tutta velocità, la macchina non procede mai troppo velocemente. Quando si arriva in prossimità di un angolo, ci si ferma e si abbassa l'ago schiacciando questo pulsante in modo da infilare l'ago proprio nel tessuto. Ora sì che si può alzare il piedino e girare la stoffa senza perdere il punto in cui si è arrivati, e ci si riposiziona sempre col tracciato che si infila nel taglio del piedino. Possiamo così continuare con la nostra cucitura seguendo tutto quanto il nostro tracciato. Ora sconsiglio di fare le curve strette
girando la stoffa perché si potrebbe arricciare. Quindi cosa conviene fare? Conviene alzare il piedino, sistemare un po' la stoffa e fare qualche punto, fermarsi con l'ago basso, alzare il piedino, sistemare la stoffa e fare qualche punto e procedere in questo modo per tutto il nostro disegno dove c'è una curva molto accentuata. Anche qui, quando arriviamo in prossimità dell'angolino rientrante del nostro cuore, abbassiamo l'ago, alziamo di nuovo il tessuto, il piedino per far girare il tessuto e ci riposizioniamo per ripartire. Ora stiamo per ricongiungerci con l'inizio. Quello che ci permette di fare la macchina elettronica è di chiudere il punto con una saldatura e quindi con un nodino che si genera facendo qualche punciatura sul posto dell'ago. In questo modo non abbiamo quel brutto avanti e indietro che sarebbe molto visibile nella nostra cucitura. Come vedete, tutto il nostro cuore è stato disegnato con il filo. Farò la stessa cosa e lo vedremo in modo rapido per esempio fare una scritta, quindi utilizzeremo la stessa tecnica. Ed ecco compiuta la magia, la scritta realizzata tutta con il filo, cucendo nel modo che vi ho fatto vedere. Ecco cari amici, anche per oggi è tutto. Io vi faccio tantissimi auguri per un meraviglioso 2020 pieno di creatività, quindi un grande bacio da Emanuela Tognoni e dal Necky Shop di Modena. Alla prossima puntata, ciao!